Una stima di Confcommercio Imprese che ci dice che la spesa in energia per i comparti del settore terziario nel 2022 in Italia ammonterà a 33 miliardi di euro, che è il triplo rispetto al 2021, quando si spendeva per l'energia 11 miliardi di euro. Proprio da Confcommercio Firenze è partita un'iniziativa, ce la racconta Giorgio Borgogno. Vediamo. L'iniziativa del bollette in vetrina è un po' una legittima difesa. Ci troviamo in una condizione di assoluta insostenibilità e proprio fra colleghi in un modo naturale abbiamo voluto rendere pubblico ciò che stiamo vivendo come dramma. Bollette arrivate dal 500 al 700% di aumento in riferimento al mese di luglio, avere aumenti di 8-10 mila euro al mese o di 5.000 euro al mese vuol dire semplicemente lavorare in rimessa e fallire. È a rischio il bar sotto casa, che è a rischio questo servizio. Lei pensi che questo è un locale storico, è un locale di quartiere, è un locale di rioni e c'è dal 1909. Io sono partita da una bolletta di 1.100 euro, sono arrivata già a 10.400. Mi aspetto il mese di agosto come minimo 20.000 euro di luce. Io chiudo sicuramente perché così non lo reggo più, non posso pagare 200.000 euro l'anno di luce. Questo mestiere lo faccio da quando avevo 13 anni e ho 67 anni, che sono in questo locale storico di Firenze, sono 38 anni. Dopo 14 mesi di chiusura vediamo una discreta ripresa e a questo punto ci sentivamo un po' sollevati, ci ritroviamo queste cose qua. Un aumento del 440% di corrente, si deve decidere chi pagare, no? Perché non ci si fa pagare tutti. Ritorneremo ai tempi della pandemia, quando trovavano tutto chiuso, ci saranno tutti i bandoni tirati giù. E allora,